Il tumore alla prostata è il tumore più frequente nel sesso maschile. Ogni anno si diagnosticano circa 36.000 casi in Italia, la maggior parte in uomini sopra i 65 anni d'età. La prostata è una ghiandola situata nel maschio sotto la vescica ed è attraversata dall'urina quando si va in bagno per urinare. È per questo che quando con l'età questa ghiandola si ingrossa determina una riduzione della velocità del flusso di urina, oltre che la necessità di andare più spesso in bagno. Il PSA è una sostanza prodotta dalla prostata ed è associata alla comparsa del tumore della prostata. La diffusione di questo test negli ultimi 25 anni ha determinato un incremento del numero di casi diagnosticati di questa malattia. Oggi, grazie al miglioramento dei trattamenti e all'applicazione di protocolli di terapie combinate, la probabilità di guarigione o di sopravvivenza a lungo termine è notevolmente aumentata e supera l'80%. Non esistono fattori di rischio specifici per quanto riguarda lo sviluppo del carcinoma della prostata, però si è visto che il sovrappeso e l'eccessiva assunzione di grassi animali aumentano il rischio di sviluppare questa malattia. È per questo che noi raccomandiamo a tutti gli uomini di mantenere uno stile di vita sano, di fare molta attività fisica, di consumare una dieta varia, ricca di frutta e di verdura fresche e povera di grassi animali. E per gli appassionati dello sport, evitare l'assunzione di ormoni anabolizzanti. Sappiamo che il test del PSA non è un esame assolutamente specifico per la presenza di tumore prostatico, come ad esempio può essere la mammografia per la diagnosi precoce del tumore al seno nelle donne. Si raccomanda agli uomini sopra i 50 anni che non hanno disturbi della funzione urinaria o sessuale di discutere prima assieme al proprio medico curante, o meglio ancora con lo specialista urologo, se e quando eseguire il test PSA e come interpretare i risultati. Inoltre, sarebbe importante che tutti i figli dei pazienti con tumore alla prostata fossero informati di avere un rischio maggiore di sviluppare questa malattia. Al contrario, gli uomini con disturbi della funzione urinaria o disturbi sessuali dovrebbero prontamente rivolgersi allo specialista urologo, il quale, oltre a eseguire l'esplorazione rettale, una visita assai rapida ed indolore, sarà in grado di consigliare quali esami ed effettuare e come interpretare i loro risultati. Nel caso si dovesse porre diagnosi di tumore alla prostata, è necessario anche valutare il grado di aggressività e di estensione di malattia, in quanto ci sono molti tumori piccoli e indolore che non richiedono alcun trattamento, ma possono semplicemente essere seguiti nel tempo. Al contrario, i tumori più aggressivi o con estensione locale maggiore richiedono vari tipi di trattamenti che possono essere la chirurgia, la radioterapia, altre terapie, tra cui anche l'applicazione di trattamenti ormonali o di chemioterapia. Oggi la migliore gestione del paziente con tumore alla prostata è quella multidisciplinare, cioè quella in cui l'urologo, l'oncologo, il radioterapista e altri specialisti collaborano insieme per trovare le migliori opzioni di diagnosi e di cura per il paziente. È importante che tutti i pazienti chiedano di consultare diversi specialisti, in modo tale di avere la certezza di accesso a tutte le opzioni di cura.